Buonasera a tutti, ben ritrovati, benvenuti a questa nuova puntata del Processo al Gran Premio. Ci eravamo lasciati con la doppietta della Bahrain e arriva un'altra doppietta per la Red Bull in Arabia Saudita, al Jeddah sabato. Max Verstappen conquista la sua 56esima vittoria in carriera, vincendo e trionfando davanti al compagno di scuderia Sergio Perez. La Ferrari è terza con Leclerc, che sigla anche il giro veloce grazie alla scia di Ricciardo. Sainz fuori per appendicite, viene sostituito dal giovanissimo Oliver Berman, che porta a casa una gara davvero straordinaria, settimo al traguardo e porta 6 punti molto importanti per la classifica costruttori. Quarto posto per Oscar Piastri con la McLaren, mentre è quinto Alonso con la sua Aston Martin. Dando uno sguardo alle classifiche, partiamo con quella piloti. Eccola qui, come sempre abbiamo detto, Verstappen e Perez comandano, Leclerc sale di una posizione e il primo punto anche per la Haas. Ma andiamo a vedere la classifica costruttori, eccola qui, primo punto per la Haas grazie ad Hülkenberg. Un campionato quindi spezzato davvero a metà, i primi 5 team e gli ultimi 5. Come di consueto diamo il saluto ai nostri ospiti, partiamo dal responsabile editoriale del gruppo Telestense Telesanterna, il dottor Claudio Bighinati. Ciao Claudio, benvenuto. Buonasera a telespettatori, è sempre un piacere. È un piacere nostro averti in studio, grazie di essere con noi come sempre al direttore di motorsport.com Franco Nunes. Ciao Franco, ciao, benvenuto. Ciao Veronique, buonasera a tutti. Diamo il benvenuto al pilota di Formula 3, Formula 2000, 3000 della European Le Mans Series, della NASCAR, Davide Amaduzzi. Ciao Davide, benvenuto. Ciao Veronique, buonasera a tutti. Benvenuto e buonasera anche all'ideatore del podcast Full Gas, Fabrizio Monaco. Ciao Fabrizio. Ciao Veronique, ben trovati a tutti, buonasera. E benvenuto anche alla firma di Autosprint, Matteo Novembrini. Ciao Matteo, benvenuto anche a te. Ciao, buonasera a tutti. E allora iniziamo subito, sono stati tanti gli spunti che ci ha regalato Jeddah e sicuramente quello più palese è la superiorità della Red Bull. Se non guidi una Red Bull e fai il tuo massimo probabilmente puoi ambire solo al terzo gradino del podio e così è per la Ferrari. Un Leclerc pressoché perfetto, ha conquistato la prima fila nelle qualifiche del venerdì, una macchina che rispetto all'incubo che era stato nel 2023 è sembrata più incisiva, sicuramente più comprensibile e questo sicuramente ci è dato anche dai primi due tracciati, estremamente diversi tra loro, ma una Ferrari non che vince ma molto positiva. Sembra anche una macchina piuttosto semplice da guidare, ma questo poi lo chiederò ai miei ospiti. Un Berman che senza nulla a togliere alla sua gara straordinaria si è sentito subito molto a suo agio sulla Ferrari. Franco, qual è il valore della gara della Ferrari che possiamo portarci a casa? Macchina facile, è stata così definita e forse è troppo facile per andare a prendere le Red Bull. Quindi la prospettiva era quella di riuscire a confermare il risultato della qualifica col secondo posto di Leclerc, che è riuscito a infilarsi fra Verstappen e Perez. In gara non si è avuta la stessa sensazione. C'è da lavorare, io credo che il potenziale nella rossa per essere competitivo c'è, ci vuole un po' di coraggio nel tirarlo fuori. La macchina troppo facile deve diventare un po' più difficile, ma prestazionale. E allora dopo andremo a vedere come si fa poi anche a rendere più difficile, magari potendo inserire quest'ala più scarica che non l'hanno fatto per la gara di Jeddah. Ma lo vediamo tra pochissimo. Claudio, anche un tuo parere sulla gara della Ferrari di sabato. Ma direi che dopo due gare il lato positivo è che la Ferrari si conferma al momento la seconda forza del campionato in maniera anche abbastanza netta. Chiaro che è la prima dei secondi, diciamo così, perché la Red Bull fa gara a parte. Io credo che il primo, che è sempre stato in testa, sarà stato inquadrato, questo è un po' per deformazione personale, professionale, non so quanti minuti, perché effettivamente Verstappen praticamente sembra che non ci sia, perché lo vedi alla prende, fine, va sempre via. Parte in partenza, i primi giri, poi lo vedi al traguardo. E la speranza è che Perez, che anche l'anno scorso è partito fortissimo, poi dopo si è perso un po' per strada. Sicuramente la Ferrari sembra in netto miglioramento, l'importante è che consolidi questa, intanto la seconda posizione, la seconda forza, poi sicuramente in prospettiva rispetto all'anno scorso il gap è evidente, è migliorata molto, ha ridotto il gap con la Red Bull, anche se la mia impressione è che la Red Bull si gestisca un po', in base anche un po' agli avversari, in base al momento, sia sempre un passo avanti. Io speravo anche che magari con il trambusto che c'era stato in queste settimane per le vicende interne, magari un po' di tensione, un errore, niente, sono impeccabili, complimenti, speriamo che poi in futuro la Ferrari possa crescere
e diminuire ancora questo gap. Grazie Claudio. Davide, un buon passo, ma rimangono comunque 18 secondi di distacco tra Verstappen e Leclerc. E vediamo sia Verstappen che Perez che sono degli orologi, cioè martellano giro su giro. E cosa manca alla Ferrari? Io di continuare a guardare i distacchi di fine gara penso che non sia particolarmente utile, perché comunque Verstappen in parte della gara gestisce, quindi non è un vero e proprio distacco. Sono più interessato in alcune fasi di gara e quindi vediamo che più o meno il distacco tra i due passi è 4-5 decimi, che non è un'enormità rispetto a quello che era l'anno scorso all'inizio dell'anno, però non è neanche tanto lontano dal distacco, dal gap che c'era a fine dell'anno scorso. Quindi diciamo che Ferrari è migliorata molto di più degli altri se paragoniamo l'inizio dell'anno, però è migliorata tanto quanto la Red Bull durante il periodo invernale. Diciamo che sono rimasti un pochino statiche, sono gli altri che secondo me hanno migliorato un pochino meno, e quindi in questo momento Ferrari è stabilmente seconda, e francamente faccio anche fatica a vedere a breve gli altri recuperare sulla rossa. Non so se la macchina è facile, le macchine sicuramente bisogna osare per andare a prendere questo mezzo secondo, non tanto perché la macchina sia facile o difficile, ma perché se uno continua a fare degli sviluppi a passettini, la Red Bull farà la stessa cosa, quindi allora, se vogliamo andare a prenderle bisogna usare. Ti chiedo questo, Leclerc a fine gara ha parlato della difficoltà di mettere in temperatura le gomme, cioè di metterle in quella finestra dove le gomme diventano performanti. Il fatto di non aver utilizzato l'ala posteriore più scarica è dovuto a questo o potevano usare di più? C'è stato dell'altro? Allora, Ferrari passa da una gara o comunque da una situazione di esagerata usura a una situazione dove non scalda le gomme, alla fine della gara fa con entrambe le macchine il giro più veloce, quindi ovviamente gomma ce n'era. Devono trovare la quadra tra questo, cioè poi se dopo l'alettone più scarico può aiutare in alcune piste, questo faccio fatica a dirlo. Sicuramente a Jeddah loro hanno fatto la scelta di essere più carichi perché per me erano convinti di passare in testa la prima curva e quindi di gestire un passo diverso. Non è successo e dopo le cose sono un po' cambiate. Si fa fatica veramente a giudicare strategie senza avere in mano dei dati tecnici che in realtà Ferrari ha. Non credo siano degli sciocchi, non penso abbiano messo l'ala più carica perché dormono, quindi vedremo nei prossimi Gran Premi se utilizzeranno un'aerodinamica differente. Fabrizio, la tua visione della gara della Ferrari, magari mettiamole insieme entrambe le gare e i miglioramenti visti rispetto alla passata stagione comunque ci sono stati, se ti porti dietro più del positivo o comunque ancora della strada ce n'è da fare? La Ferrari sicuramente ha migliorato rispetto anche a fine dello scorso anno, altrimenti non sarebbe dov'è, e lo testimonia anche il fatto che gli inseguitori non sono così vicini. Mi sembra che ci sia un distacco in termini proprio di gap prestazionale tra Ferrari e tutto il resto del panorama, e ovviamente da Ferrari in giù parliamo. E questo mi fa da un lato ben sperare, perché significa che Ferrari ha lavorato bene durante l'inverno, ma questo deve essere poi portata avanti in termini di sviluppo, e su questo la Ferrari dovrà lavorare molto bene. L'anno scorso hanno lavorato molto bene, hanno migliorato le prestazioni, ma se Ferrari non compirà quel passo in avanti che lo sviluppo deve dare, sarà un problema, perché poi si troverà a guardarsi più le spalle rispetto che a guardare avanti. Relativamente alla gara, mi ha sorpreso un po' il fatto che si siano presentati con un profilo aerodinamico che era praticamente quell'identico del Bahrain, che è una pista decisamente più lenta rispetto a quella di Jeddah, e mi ha anche stupito il fatto che non abbiano nemmeno pensato a portare un'aerodinamica un pochino più aggressiva, chiamiamola così. Non vorrei che questo si traducesse in un eccessivo consumo di gomme, soprattutto sul posteriore, e che ci sia un problema da quel punto di vista. Matteo, la tua opinione? Partirei col dire che la Ferrari per ora non vince ma convince, ed è già qualcosa, credo, perché comunque essere seconda forza su due piste così diverse
certifica un lavoro migliore quantomeno rispetto alla concorrenza. Poi, se qualcuno pensava di andare a prendere la Red Bull dopo 21 vittorie e 22 gare, magari quello era eccesso di ottimismo, almeno io credo. E entrando un pochino più nello specifico, il passo gare migliorato, poi sono d'accordo con quello che ha detto Davide, bisogna prendere solo blocchi di gara, perché poi a un certo punto la Red Bull giustamente gestisce. Il discorso dell'assetto e il discorso di non aver fatto una grande qualifica sarà quello il punto da affrontare di più. Io non vorrei, è un'idea che ho avuto, è solo un'ipotesi, poi magari avremo risposte più chiare più avanti, è che come l'anno scorso ci fosse un anteriore troppo debole, quest'anno ci sia un anteriore, diciamo, troppo forte, una macchina fin troppo puntata, che di conseguenza ha bisogno di un livello di carico al posteriore un pochino superiore, magari anche rispetto al necessario, proprio per non perdere di bilanciamento. E il discorso di una macchina che va bene a fine stint magari potrebbe essere il sintomo, anche qui è un'ipotesi, sono solo due gare, di una macchina che era stata settata in un modo per proteggere l'anteriore, che è l'asse più sollecitato in Arabia, e con il minimo consumo di gomma all'anteriore poi a fine stint trova bilanciamento. Questa è solo un'ipotesi, però penso possa essere una chiave di lettura importante per le prossime gare. Allora, io chiedo a Franco se sei d'accordo con quello che ha detto Matteo, se tu avresti osato di più con un alettone posteriore differente, e la Ferrari deve osare di più? Sì. Non è una valida ragione il fatto che si siano perse tutte le gare l'anno scorso tranne una, per cui si debba continuare a perdere. Nelle sfide si ricomincia, certo, per riuscire a raggiungere il risultato che è la vittoria. Io credo che la Red Bull stia facendo funzionare il fatto che la macchina, loro hanno fermato lo sviluppo dell'RB19 a giugno e si sono dedicati praticamente per 7 mesi a fare la macchina nuova, che è un gioiello. Di solito la Red Bull non arriva prontissima alle prime gare, negli ultimi 2 anni è sempre stata impeccabile dal primo Gran Premio, e il vantaggio dei 6 mesi di lavoro, secondo me, lo hanno messo e ora si vede. La Ferrari ha fatto una macchina che è nuova di zecca, tutti siamo a scrivere straordinarie Red Bull con soluzioni innovative. Io ho avuto un attimo di tempo, sono andato a vedermi qualcosina della macchina nel dettaglio e ci sono degli aspetti tecnici che sono molto interessanti. Nella sospensione posteriore, che è un po' il punto critico in questo momento, ci sono delle cose che c'è uno schema vecchio come concezione di sospensione, ma il bloccaggio che c'era prima, per cui non faceva passare l'aria dei tunnel Venturi, è stato tolto. Quindi hanno fatto un salto in avanti, devo dire, molto molto importante. Probabilmente devono lavorare per trovare la chiave per far funzionare tutto quanto. Si potrà assottigliare il gap e annullarlo, secondo te? La prospettiva è che se qualcuno inizia la stagione dicendo voglio vincere più gare dell'anno scorso, è evidente che, certo, l'importante è non prendersela comoda nello sviluppo dicendo che finché non è tutto a posto nelle analisi di simulazione non va in macchina. Certo. La Formula 1 è fatta del lavoro in pista e dei piloti, ma è fatta anche della squadra casa che porta novità. Se sei competitivo e riesci ad anticipare il tuo avversario di un Gran Premio, magari riesci a vincere prima. Guardando in Australia, mancano 2 settimane, lì quello che non hanno portato a Jeddah porteranno in Australia, si sa già se interverranno con degli aggiornamenti oppure no, e dove? Di grandi aggiornamenti per l'Australia non ne sono previsti. L'aggiornamento con modifiche visibili arriverà più avanti, ma sicuramente cercheranno di trovare la quadra per far funzionare meglio la macchina. Noi abbiamo tutti valutato l'ala posteriore, sì, quella con più carico, sì, nella logica di scaldare le gomme. Forse, dico forse, sì, è stata fatta una valutazione a metà sbagliata, nel senso che la Pirelli ha dichiarato dopo il Gran Premio che in realtà non era un problema di mettere in temperatura le gomme, ma portarle nella finestra di funzionamento. Sì. Che è un'altra cosa. L'effetto qual era? Che probabilmente la macchina non aveva abbastanza grip meccanico, nel senso di avere l'aderenza
della gomma che lavora, e questo non dipendeva dall'ala posteriore. Forse, posando anche con l'ala scarica, ma trovando una soluzione di sospensione che creasse questo grip meccanico, quel secondo posto verso Sergio Perez, che per me è la prospettiva dell'immediato, magari poteva essere raggiungibile. Facile dirlo dopo, ovviamente, però è un'analisi che può spingere all'idea che qualcosa si poteva fare. Grazie Franco. Claudio, ti volevo fare una parentesi su Berman, no? È stato catapultato durante l'FP3, quindi solo una sessione di prove libere, poi le qualifiche per un soffio non è entrato in Q3 e poi in gara ha fatto tutto giusto. Al di là della facilità, forse, di come si guida la monoposto, la Ferrari, o tutte le monoposto adesso di Formula 1, facilità tra virgolette, comunque lui è stato perfetto, non ha sbagliato la partenza, non ha sbagliato il pit stop, nessun errore, ha gestito bene le gomme anche in finale, certo, che dietro aveva Norris ed Hamilton, e quindi la bontà di questo percorso che è la Ferrari, certo, Academy, ma sarebbe più corretto poi anche dare un po' più di spazio ai giovani, magari a discapito di piloti quasi a fine carriera per la Formula 1. Riferimento alla prossima stagione, visto che... No, ma adesso senza voler far nomi, però mi viene Bottas, non lo so. Diciamo che è stata una bellissima storia, perché un ragazzo che era venuto per fare la gara di Formula 2 si trova catapultato in Formula 1 e ha fatto bene. Mi sembra che il caso precedente fosse stato quello di Merzario, no? Mi sembra tanti anni fa che... Però Merzario aveva 29 anni. Esatto. Sì. Arrivò sesto, lui in una Formula 1 completamente diversa. Poi, per carità, io non sono un tecnico, tutti dicono che le macchine sono facili da guidare. Io credo che comunque, intanto, questo tipo di circuito fosse abbastanza complicato e tecnico, perché comunque un attimo fare un errore e andare a sbattere, mentre in Bahrain questo problema non c'era. Stroll insegna, che ovviamente ha molta più esperienza. Lui è stato molto bravo e a tenere dietro anche due mostri sacri, insomma due piloti esperti, uno in particolare come Hamilton. E quindi sicuramente poi c'è il tema dell'emozione, comunque parti, il circuito è molto lungo, la gara è lunga, sentivo il commento dove dicevano che probabilmente alla fine non era anche abituato allo sforzo fisico oltre l'ora, di solito nelle gare di Formula 2 sono più corte, quindi complimenti. Poi è chiaro che Sainz è un pilota che ha molta più esperienza, poi in prospettiva quello che fa piacere è vedere come l'Academy Ferrari sforni dei talenti, perché di fatto anche Leclerc arriva da lì. E su Leclerc mi permetto di dire che secondo me guida anche molto più tranquillo. Credo che la leadership di quest'anno sia conclamata dal fatto anche della conferma contrattuale importante, la scelta è stata fatta, e mentre è vero che la Red Bull fa storia a sé, allo stesso tempo però la Ferrari, mi ha fatto piacere da appassionato vedere che la Ferrari ha gestito con calma la sua terza posizione con un distacco che gestiva, quindi, e mi ha stupito il fatto del giro veloce all'ultimo giro, che fa pensare, ne aveva ancora tanta. Sì, beh, un po' era in scia Ricciardo che l'ha aiutato. Esatto. La scia ti dà più di un decimo? Non dipende, si sa. Dalla situazione, a che distanza sei. Però non conta, cioè il decimo, conta certo, la prestazione, sì, che arriva. Che c'era. Ruba per un decimo e rotti il giro a Verstappen. Per chiudere la tua provocazione, diciamo che però un anno di Hamilton in Ferrari è bello. No, non era riferito È bello vederlo. No, non era riferito ad Hamilton, anzi abbiamo sempre detto quanto sarà bello avere Hamilton in Ferrari, ma magari in altri team minori. Ci sono altri piloti che forse sono stati già abbastanza spremuti. Certo, sì, invece spazio ai giovani. Davide, da pilota, cosa significa entrare su una Formula 1 come ha fatto Oliver Berman, considerando che in Formula 2, al di là della gara che comunque è molto più corta, ma viaggiano a 15 secondi più lenti le Formule 2, quindi è stato fantastico. E non per caso è stato eletto miglior pilota del giorno, ma in tutto il mondo, non soltanto qua in Italia. E non soltanto in Messico come di solito, no? Esatto, con Perez. Esatto. Com'è da pilota? Guarda, adesso ovviamente io non so com'è salire su una Formula 1 di queste moderne, quindi darti delle indicazioni super precise faccio fatica, però in generale ha fatto un lavoro incredibile, perché abbiamo già visto in altre situazioni piloti che perdono mezza sessione, 20 minuti di sessione, e non riuscire più a prendere il passo degli avversari solo per quei 20 minuti o mezz'ora persi durante le prove libere. Quindi immaginiamo uno che invece non conosce la macchina, la pista l'ha vista con un'altra vettura ed è un debuttante assoluto.
È difficilissimo da un certo punto di vista, la pista la conosce, i 15 secondi di differenza tra Formula 1 e Formula 2 non sono così rilevanti perché le macchine sono talmente più prestazionali che in un attimo li vai a togliere. La grande differenza, la cosa che più mi ha colpito della sua prestazione non è stata la prestazione in sé per sé, ma l'adattamento iper rapido in ogni situazione a partire dalla qualifica, ma soprattutto in gara. Lui non aveva mai guidato una macchina col carico di benzina e è partito, e si vede soprattutto i primi due giri, che fa degli esperimenti ovunque, frena in posti strani, fa linee stranissime, in alcuni casi molto strette, e sta provando, ma nell'arco di due giri trova i punti di frenata. Il punto di frenata è la cosa più difficile in assoluto da trovare in generale in tutte le macchine, perché poi è da lì che nasce tutto lo sviluppo della curva. E lui l'ha trovato in due giri durante una gara con una Ferrari di Formula 1, perché avesse debuttato con la Haas sarebbe stato molto più semplice, non la guardava nessuno. E invece aveva tutti gli occhi addosso e ha fatto un adattamento super rapido. E un'altra cosa, che poi avete già accennato, è la totale mancanza d'errori, non qualcosina, no, la no, totale mancanza d'errori. Lui non ha sfiorato un muro, non ha toccato niente, non ha fatto un'intraversata di troppo, contro invece altri piloti che con altre vetture hanno fatto dei mezzi disastri durante la gara. Davide, dobbiamo andare in pubblicità, c'è una battuta di Franco, poi torno subito dopo la pubblicità. È una forza mentale straordinaria, perché quando ha cominciato con la testa, col casco, ad appoggiarsi. Sul poggia testa, è un segnale che non hai più i muscoli del collo, sei in difficoltà e puoi perdere concentrazione. Io mi aspettavo adesso, ha fatto una gara straordinaria, negli ultimi tre giri farà un errore, ha fatto il giro più veloce. Complimenti davvero, andiamo in pubblicità tra pochissimo. Rieccoci nuovamente in studio. Davide, vengo subito da te per un po' concludere il discorso su Berman. Tu volevi lanciare una provocazione o un concetto? Sì, la gara di Berman, premetto, mi ha quasi emozionato vedendo un ragazzino così giovane, puro, se guardiamo il viso, il sorriso, la gioia, la felicità, la cosa incredibile anche di essere chiamato poco dopo aver fatto la pole con la Formula 2, no? Il papà che comunque sprizzava gioia controllata, era stressatissimo, era felicissimo. Beh, ma c'era un sacco di emozione anche attorno, cioè lo si vedeva, lo si percepiva, è stato molto bello. È stato bellissimo e secondo me lui ha fatto un lavoro incredibile, lui è un bravissimo pilota e non lo scopriamo, chi lo sa, chi conosce l'ambiente, non lo scopre oggi. Io però, vedendo questa situazione qua, mentre guardavo la gara, pensavo, tu pensa che Berman non è considerato un fenomeno. Cioè, è un pilota che l'anno scorso è arrivato sesto in Formula 2, ha vinto la Formula 4, sì, un po' di anni fa, ha fatto terzo col Formula 3, cioè è bravo, perché lo sappiamo che è bravo, è bravissimo anzi, però in realtà, se lui è arrivato sesto in Formula 2, i primi cinque come sono? Cioè, ci sono delle situazioni, in alcuni casi, in questo automobilismo, in questa Formula 1, che fanno pensare, no? Vediamo in Formula 1 dei piloti, come dicevi tu, un po' bolliti, e poi tanti giovani... Non ho detto proprio giovani... bolliti. Io ho detto spremuti. Sto scherzando, ecco. Davide. E poi tanti giovani che potenzialmente possono, a quanto pare, fare tanto bene, e poi li vediamo fermi. Guardiamo Drugovic, campione di Formula 2 dell'anno scorso, di due anni fa, a piedi. Quindi fa un po' tristezza vedere che sicuramente perdiamo un mare di talenti per soli 20 posti di Formula 1, che sono chiusissimi. Pensate a quello che è successo ieri nel tennis, con un italiano numero 123 del mondo che batte Djokovic. Il numero 1 è come se un pilotino di Formula 4 avesse l'occasione di lottare in Formula 1 e battesse Verstappen. Noi questa cosa qua nell'automobilismo non lo vedremo mai, e da una parte mi ha fatto grande gioia vedere la bravura di Berman, ma dall'altra parte mi ha fatto un po' di tristezza nel vedere che secondo me c'è qualcosa di sbagliato, c'è qualcosa di
che c'è da... c'è da lavorare sopra per migliorare un po' la situazione. Speriamo che questa cosa, questa gara, possa aver aperto anche gli occhi oppure possa dare possibilità anche ai giovani. Fabrizio, a te è piaciuto? Che dire? Moltissimo, ovvio. Moltissimo. È piaciuto tantissimo per tutti i motivi che sono stati detti. Io per mia natura tendo ad essere un pochino più prudente, nel senso che ricordo anche recentemente in Formula 1 ci sono stati gli esempi di Nyck de Vries, che è vero, ha fatto una gara eccezionale con Williams quando si è trovato nella condizione e poi è svanito nel nulla in Formula 1. È vero, adesso è in altre categorie, sta facendo bene, ma in Formula 1 non c'è più. E abbiamo anche un Liam Lawson che, quando è stato chiamato a sostituire Ricciardo, ha fatto delle gare eccezionali e ancora non ha un sedile. Oliver Berman ha fatto tutto non bene, benissimo, in maniera eccellente. Adesso Ferrari, che ha questa sorta di tesoretto in casa, deve investire e fare in modo che diventi non bravo, non bravissimo, ma eccellente. E quello è il lavoro che dovrà fare Ferrari. Assolutamente. Matteo? Ci sei, Matteo? Se guardiamo il singolo fine settimana, è stato eccezionale. Soprattutto per me il vero capolavoro, oltre all'adattamento, eccetera, è la costanza di ritmo che ha avuto nel finale. Perché nel momento in cui sembrava avesse... dolore al collo, che aveva dolore al collo, dove magari la concentrazione può venire meno, la fatica può prendere il sopravvento, in realtà ha stampato i migliori tempi della sua gara. Quindi da quel punto di vista è stato più che promosso da un punto di vista fisico e mentale, come allenamento, eccetera. Poi è stata anche a me ha smosso questa idea di dire ce ne sono troppi bravi che restano fuori, la Formula 1 non è più così eccessivamente limitante, oppure al contrario il lavoro combinato tra Formula 2 e le academy delle squadre è diventato talmente minuzioso che questi ragazzi appena arrivano sono comunque pronti. Sono tutte discussioni che secondo me è giusto fare dopo una gara del genere. Poi certo, per la valutazione complessiva del pilota aspetteremo, perché come diceva Fabrizio, poi De Vries ha avuto la carriera che ha avuto, mi dispiace per lui. Per Berman poi vedremo, insomma, in futuro, però all'inizio è stato sicuramente molto molto positivo. Molto positivo. Qual è la tua risposta ai quesiti che si è posto Matteo, no? Questo, allora, connubio tra Formula 2 e l'Academy. La prima cosa che mi viene da dire, contesto il fatto che si dica che le Formula 1 siano facili, non sono d'accordo. Rappresentano il modo di correre di oggi, non avranno la leva del cambio, avranno meno fatica fisica, ma sull'impegno mentale, ragazzi, metteteci Fangio, mettetevi Lauda, chi volete, è tosto. Essere certo, a quel livello di comunicazione, intervenire sulla macchina mentre si sta andando a 300 all'ora e c'è qualcuno che poi ti dice cosa devi fare, si vede cosa succede quando in strada usiamo il telefonino, che cominciamo a sbandare. Sì. No, è un effetto evidente. No, è così. Cioè, riuscire comunque a fare tante Data cose contemporaneamente. Questa premessa, io credo che il signor Berman ha un merito. Ha rottamato una generazione di mezzo dei piloti di Formula 1. Ieri proprio è arrivato il segnale. La Formula 1 va a fasi di, forse dovuti al regolamento, forse dovuti a quelli che sono i movimenti economici delle squadre. Abbiamo avuto i tre nonnetti, no? Che ci sono e che sono intoccabili. Giustamente il grande boss parlava di vediamo Hamilton l'anno prossimo in Ferrari, ma nessuno mette in discussione Lewis Hamilton. Però quando ce n'è troppi tanti che arrivano alla quarantina, è ovvio che poi il tappo arriva sul dietro. Giusto. E per la prima volta nella storia della Formula 1 abbiamo una griglia che è la stessa dell'anno scorso. Cioè, da quando esiste la Formula 1, 75 anni, non è mai successo. Quindi il fatto che arrivi un ragazzino che nessuno sa valutare, viene sparato in mezzo alla comitiva, fa molto bene. Per me i signori Ricciardo, Tsunoda, ecco, cominceranno un attimo a preoccuparsi. Perché se Ricciardo pensava di prendere il posto di Perez l'anno prossimo, ecco che la sirena è già finita. E secondo me gli si è fioppato completamente il morale, perché si è reso conto che la sua carriera in Formula 1 è destinata a finire. Sono d'accordo. Claudio, sei d'accordo? Assolutamente, secondo me. Poi è chiaro, ci sono i mostri sacri che comunque hanno ancora voglia.
Poi mi aspetto, non so perché, un ritorno prima o poi di Vettel, che alla fine, secondo me, fa ancora in tempo a tornare. Detto questo, però, penso che il lavoro dell'Academy sia eccellente e vedere anche dei ragazzi nuovi. Il problema sono i posti in pista, perché poi credo che dipenda anche molto dai movimenti economici, dagli sponsor che ci sono dietro, ovviamente, alle singole monoposto. Penso che il pilota stesso abbia i suoi sponsor personali e questo va un po' ovviamente a influenzare anche le scelte, perché secondo me, io poi non conosco i vivai, però credo che ci siano tanti ragazzi bravi come questo ragazzo, come Oliver, che ha fatto questa grandissima gara, che non conosciamo, che magari ci stupirebbero, però probabilmente, a parte i tre mostri sacchi che prima o poi arriveranno in pensione, c'è questa generazione un po' di mezzo, un po' forse che si è, non dico mediocre, però di livello più basso, che forse sarebbe bello vederla via via sostituita da giovani che hanno voglia, che probabilmente portano anche un modo di guidare un po' diverso. A proposito di Academy, è un bel argomento. Quali sono quelle che riescono a far emergere maggiormente i giovani? Cioè la Ferrari, abbiamo visto che sabato era in pista con due dell'Academy, sia Leclerc che Boermann. Mercedes abbiamo visto che sta portando Antonelli. McLaren sta crescendo dei giovani. Dobbiamo dire, gli sfigati dell'Alpine, comunque Piastri l'avevano preso e gli avevano dato un'opportunità. Poi non se la sono giocata quando era il momento di metterlo in macchina e torniamo a bomba col problema. Esatto. Cioè, gente in gamba, sicuramente Piastri è un fuoriclasse che sta arrivando. Metterlo in cantina è stato un errore atomico, tant'è che gliel'hanno portato via. Due informazioni, allora, il primo step di persone che vengono portate o che passano in Ferrari dalla Mercedes sia già un primo nome, che è quello di D'Ambrosio, che poteva essere il sostituto di Toto Wolff. Che figura è? È un ex pilota con grandissima esperienza, preso dalla moglie di Toto Wolff nella gestione della squadra di Formula E della Mercedes. Ha fatto un ottimo lavoro, però secondo me è uno che stiamo sopravvalutando. Okay. C'è una FDA che ha una sua storia, prendere l'uomo in casa dell'avversario per metterlo a capo non mi sembra una grande operazione, sinceramente. Ok, l'altra cosa è John Elkann, l'abbiamo sentito post Gran Premio, contento comunque di come sono andate le Ferrari, del miglioramento che stanno avendo, pur nonostante non abbiano vinto. E io ti chiedo se può avere strizzato l'occhio ad Adrian Newey, visto che Adrian Newey ha sempre detto che l'unico rimpianto è stato di non essere in Ferrari con Lewis Hamilton. Due piccioni con una fava, no? Veronique, finiamo questa storia qua di Adrian Newey e Maradona. Ma io l'ho vista che si guardavano. Sì, si guarderanno, saranno anche andati a mangiare insieme, è possibile, perché no? Ma voglio dire, sta storia di Newey è 30 anni che se voleva venire a Maranello ci sarebbe già venuto. Qualsiasi, Montezemolo gli aveva messo un assegno senza cifra, mettici la cifra. Cioè, firmata in bianco. Era in bianco. Quindi le condizioni per portarlo ci sono sempre state. Ora si dice che Newey era in bagarre con Horner. Non è vero, è legato a doppio filo con Horner da sempre. Sono i due inglesi nel mondo austriaco e sono riusciti anche a dire che è in lite. Quello che magari gli girano un po' le scatole è il signor Pierre Vacher, che è il direttore tecnico della Red Bull, è l'equivalente di Enrico Cardile, è l'equivalente di James Allison della Mercedes, e tutti parlano macchina straordinaria di Adrian Newey. E lui sembra che non conti niente. In realtà ha un suo peso, ha un suo valore. Probabile stare sempre nell'ombra del genio dia fastidio, e quella potrebbe essere una figura che potrebbe muoversi. Ah, ecco, va bene, adesso però Newey non ne parliamo più, non per ne basta. Tutto l'anno. Chiudiamo. Non l'affronto più l'argomento, no. Va bene, a posto. Matteo, voglio chiederti questa cosa, allora iniziamo a parlare della Red Bull, no? L'abbiamo già anticipato prima, imprendibile. Io ti chiedo, sarà davvero imprendibile per tutta la stagione, visto che nella prima puntata tu non c'eri? E altra cosa, avevano una macchina al di sopra di tutti nella passata stagione, come hai ricordato tu, 21 gare su 22 vinte, hanno estremizzato il progetto e cambiato totalmente l'auto, perché? Perché forse si sono resi conto che sarebbe stato un grande errore sottovalutare la concorrenza. Questa comunque sono auto che hanno ancora, secondo quello che dicono i tecnici, un grande potenziale di crescita. E per quanto partissero appunto da una base forte, perché poi in un anno si azzerano i punti, non si azzerano le prestazioni, soprattutto in anni di continuità regolamentare, però credo hanno avuto la lungimiranza e anche l'umiltà
di dire ok, questa macchina ha vinto tanto, però se ci limitiamo tra virgolette a evolverla rischiamo, perché non estremizziamo il tutto? Sembrava anche una scelta eccessiva, no? Invece io credo che le prime due gare gli abbiano dato ragione, che è stato un passo necessario da fare per continuare a garantirsi quel margine di vantaggio che avevano più o meno alla fine dell'anno scorso. Poi gli sviluppi in Formula 1, abbiamo visto come possono cambiare le carte in tavola, guardiamo McLaren l'anno scorso, non so se rivinceranno tutte le gare o quasi tutte le gare, certamente sono su quella via lì, sono per la via nelle prime 3, 4, 5, 6 gare di dominare. Poi se qualcuno riuscirà a avere un colpo di genio che dimezza ulteriormente lo svantaggio, allora magari se la possono giocare, però non vedo come complessivamente possano perderlo questo campionato. Poi sui numeri del dominio vedremo. Grazie Matteo. Davide, Verstappen e Perez, doppietta la prima gara, doppietta la seconda, un Verstappen che in questa tempesta, insomma, che sta sconvolgendo il team della Red Bull, sembra non risentirne affatto, ha conquistato il suo 100° podio, la sua 56esima vittoria in carriera. Le cose vanno tutte bene o c'è qualcosa che si sta muovendo magari in funzione del 2026 secondo te? Magari una preoccupazione che Red Bull non possa sviluppare a dovere il motore? Beh, indubbiamente lui sa cose che noi non sappiamo e quindi chiaramente ha informazioni e ragiona anche in funzione del suo futuro, e sicuramente lui non ha voglia di correre su una macchina non competitiva. Sono convinto che rimarrà in Red Bull almeno ancora il prossimo anno, perché comunque sicuramente sarà competitiva almeno fino al prossimo anno. Poi i modi di uscire da un contratto anche a lunga scadenza sono sempre aperti, ci sono semplicemente delle penali da pagare, quindi possono, non servono Horner, Gate o roba simile per uscirne. Quindi lui è fortissimo, di testa incredibile, riesce veramente a distaccarsi da qualunque polemica, discussione, è veramente tanto diverso dal padre, che è esattamente l'opposto. Quindi non è solo forte in pista, in questo momento è veramente un rullo compressore, è veramente perfetto, non ci sono sbavature, non ci sono deconcentrazioni, non ci sono micro errori, niente. Lui addirittura anche domenica, ma l'abbiamo visto tante volte, cerca il giro più veloce anche quando ha già vinto il Gran Premio serenamente. Lui non lascia niente in giro, e questo cannibalismo è una caratteristica degli ipercampioni, non dei campioni e basta, quelli che non sono appagati dalla vittoria, ma sono appagati dal vincere tutto e dimostrare di essere i migliori in ogni occasione. Quindi Perez quest'anno a me spaventa, perché secondo me lui si è convinto finalmente di essere un numero due, che Max è imbattibile, e se si è convinto di questo sarà un problema, perché farà il suo mestierino, porterà la macchina al secondo posto e sarà, soprattutto a livello costruttori, un guaio per gli altri. Secondo me non gli hanno un po' fatto il lavaggio del cervello, gli hanno spiegato un po' come funzionano le cose. Fabrizio, la tua opinione anche su Red Bull, anche insomma se ne abbiamo già parlato tanto, poi ti chiedo sul caso Horner, senza stare a disquisire più di tanto, se è concluso secondo te o ci sarà ancora un colpo di coda? Partiamo dal caso Horner. Io credo che sia tutt'altro che concluso, perché quello che sta succedendo internamente a Red Bull, quello che vediamo dall'esterno è soltanto una piccola percentuale di quello che succede all'interno di Red Bull, e questo significa che i giochi di potere non sono finiti, anche perché in questa situazione fondamentalmente siamo in uno stallo. Allora Horner rimane al suo posto, Marco rimane al suo posto ufficialmente perché ha un contratto, e gli equilibri sembrano di facciata così ristabiliti. Tra l'altro anche la persona, la donna che è stata in qualche modo oggetto di tutta questa polemica, è stata sospesa, licenziata con una buona uscita, con una buona uscita decisamente cospicua, per cui da fuori sembrerebbe, no, tutti contenti, situazione risolta. Secondo me internamente sta succedendo molto di più di quello che si vede, e non mi sorprenderei se ricevessimo qualche notizia così, diciamo, all'improvviso, anche imponderabile dato lo scenario che si è descritto fino adesso.
mentre dal punto di vista sportivo io ripeto sempre quello che ha detto Max Verstappen dopo i test. Lui ha detto: la macchina fa esattamente quello che voglio, e questo descrive esattamente quello che sta succedendo. Un Verstappen che è letteralmente imprendibile, e come diceva giustamente Davide, se Perez fa il Perez, cioè fa il secondo, e entra in questa modalità mentale, allora piazzare anche solo le due Ferrari tra Verstappen e Perez, ovvero poter ambire anche a un titolo costruttori, diventerà molto difficile. Molto difficile, grazie Fabrizio. Veronique? Sì, dimmi. A me ha fatto impressione un'altra frase di Max. Dopo la gara gli hanno detto: hai fatto il 100° podio su 188 gare, cosa ne dici? Che sono rimasto fuori dal podio 88 volte. Vabbè, a lui non interessa niente. Ci sta, sì, ma non gli interessa niente. È un cannibale. È perfetto. Franco, tutto finito il caso Horner? No. Quindi sei d'accordo con Fabrizio? Assolutamente sì. Scusate. Io però credo che noi la leggiamo perché sfocia nel team di Formula 1, ma qui siamo a una guerra dei vertici della multinazionale Red Bull, cioè il 51 thailandese che è in guerra col 49% austriaco. E alla fine la Formula 1 è diventato lo strumento per rendere visibile questa guerra che probabilmente c'era già sotto traccia. Mi fa curiosità vedere che arriva Minzlaff, l'austriaco che comanda il gruppo Red Bull per la parte austriaca, incontra il signor Helmut Marko e dice, o fa venire fuori, che abbiamo visto che il tuo comportamento non è stato molto allineato e quindi potresti essere cacciato. Sulla base di che cosa? In realtà qual è la chiave che gli austriaci hanno giocato? Che Max Verstappen può liberarsi dal contratto se Helmut Marko va via. Quindi lo prendono, lo cacciano e Max va via, e quindi si scatena il massimo danno alla squadra che è controllata dal 51 dei thailandesi. Horner che cosa fa? Signori, ma io non ho le dipendenze di Helmut Marko. Helmut Marko non fa parte di Red Bull Racing. Certo. Helmut Marko è consulente degli austriaci, Red Bull, GmbH, e viene fuori il gioco. Quindi che c'era un tentativo di muovere una cosa da un punto di vista puramente mediatico, e la colpa che faccio un po' ai miei quindi colleghi... Quindi potrebbe essere lo scenario? Può essere qualunque cosa. In questo momento... Dicono che stiano sabotando la Red Bull nel mercato americano finché Horner non se ne va. Ma sono voci o... Ma è tutto cinema. È tutto cinema. Quando abbassi il livello perché la guerra è più in alto, di che cosa stiamo parlando? Putin con Biden o Zelensky? Cambia proprio lo scenario, il punto di vista. Quindi... bisogna poi stare molto attenti anche nell'essere imbeccati continuamente da quello che può essere un titolo che al momento scatena grande attenzione e poi si rivela un flop totale. Certo. Max è tutto meno che scemo, e quindi prima di cambiare macchina ci pensa una, due, tre volte. Pagare le penali? Sì, si pagano i soldi, ma alla fine sono tanti soldi quando sono 3-4 anni da uscire da un contratto che vale da 50 a 100 milioni l'anno. Quindi i conti poi si fanno sull'effettiva portata delle singole situazioni. Certo. Claudio, ti fermo solo, vado in pubblicità, subito dopo rientra, tra pochissimo. Rieccoci nuovamente in studio. Claudio, volevi intervenire sull'affare Red Bull? Ma diciamo che poi la storia insegna che tutti gli imperi sono destinati poi a finire. Anche l'esempio del calcio. La Juve dei 9 scudetti sembrava imbattibile, poi il ciclo è finito. Vero. Quindi qui evidentemente sono talmente perfetti, però a livello alto, nei vertici, anche movimenti che non si conoscono, societari, eccetera, sicuramente c'è della tensione, non so quali potranno essere gli sviluppi a livello societario. Credo però, parlando dal punto di vista invece del pilota, secondo me Verstappen non si muove. Uno, perché da un punto di vista sportivo ha la macchina più forte e secondo me anche per qualche altro anno sarà comunque molto forte. Secondo, perché un team come la Red Bull, che lo seconda in tutto, dove di fatto è il vero, non dico padrone, ma
comandante a livello delle gare sportive. In altri team comunque farebbe fatica avere tutto questo spazio, e quindi secondo me ci penserebbe bene prima di spostarsi al di là degli aspetti economici, perché comunque lui secondo me ha in testa l'obiettivo dei 7 titoli di Schumacher, dei 7 titoli di Hamilton, e per arrivarci serve la macchina migliore, perché abbiamo visto Hamilton che è un campione, quando poi non c'è la macchina buona comincia ad arrivare settimo, ottavo, nono, quindi insomma ci penserà bene. Poi chiaro, ci sarà un crollo della Red Bull, la ferrarista lo speriamo, però insomma speriamo sempre, ripeto, che poi i cicli finiscono e magari cominci uno rosso, diciamo. Assolutamente. Franco, io vorrei aprire un po' l'argomento Mercedes, una Mercedes che ha iniziato questo 2024 forse nel peggiore dei modi. Abbiamo visto poi la differenziazione di strategia, una per Lewis Hamilton che non è rientrato con la safety car e poi è stata la scelta sbagliata, come ha fatto poi McLaren con Norris, rischi, poi se va bene va bene, in questo caso è andata male, ma un Russell che ha fatto fatica anche con DRS a superare Alonso. C'è del potenziale, allora Toto Wolff ha detto tanti problemi, tanti punti interrogativi, ma c'ha del potenziale questa monoposto? Penso di sì, però oggi ha seri problemi, perché a parità di motore è la terza squadra di quattro con il motore della Stella, quindi è evidente che sono arrivati abbastanza zoppi con questa nuova macchina di James Allison, ed è il motivo per cui io mi domando per quale ragione un Max Verstappen dovrebbe scommettere di andare a Brackley. Non perché hanno vinto i titoli in precedenza, ma devi poi guardare in prospettiva. Si dice che la Red Bull abbia un motore leggermente meno preparato, ma è un si dice di paddock, non c'è nessuno che va dicendo in giro io duro tot chilometri o tot cavalli. Sono un po' le voci dei tecnici che si muovono, ma bisogna stare anche molto attenti in questa fase, perché Sauber, Audi sta cercando motoristi e la gente non ci vuole andare. L'idea è che non sia il progetto giusto. Da Red Bull hanno ripulito il mondo Mercedes con i motoristi, quindi teoricamente da un punto di vista tecnico dovrebbero le persone giuste ce l'hanno. Certo. C'è un nuovo motore, una nuova concezione di motore del 50% elettrico e 50% endotermico. Questa combinazione ancora non l'ha risolta nessuno. E sembra che sia molto complicata. Le voci danno un motore di Maranello molto interessante. Molto interessante. E questo a noi ci fa proprio piacere. Esatto, mettiamo in giro un'altra... per due anni e poi avremo il tempo al momento opportuno. All'anno prossimo il parco piloti Ferrari è già pieno, quindi è già occupato. Insomma, è meglio di così non potremmo avere, quindi insomma bisogna lavorare. Fabrizio, la tua opinione su Mercedes al momento quinta forza del campionato, o almeno quella che abbiamo visto a Jeddah? Mercedes è una delle più grandi delusioni, perché con il ritorno di James Allison sembravano un po' aver imboccato la strada giusta alla fine dello scorso anno, e sinceramente mi aspettavo delle prestazioni un pochino più consistenti all'inizio di quest'anno. A sentire Hamilton la macchina sembra ancora avere grossi problemi, poi c'è da vedere quanto la macchina non si adatti a lui come stile di guida, magari più a Russell, che poi magari può essere anche il motivo per cui Russell sta arrivando costantemente davanti a Hamilton anche con una certa facilità. E bisogna anche inserire tutto in questo contesto il fatto che Hamilton è all'ultimo anno di Mercedes, poi passerà in Ferrari, quindi magari è considerato un po' fuori da certi giochi. Di certo mi aspetto Mercedes sviluppare la macchina nel modo giusto, perché poi loro sono molto bravi nello sviluppare la macchina. La domanda è quanto terreno riusciranno a recuperare se l'inizio non è promettente così. Ha letto poi di alcune belle prestazioni di Russell, perché poi Russell comunque diciamo non è ancora veloce come lo sono le due Ferrari, però se prendiamo Russell come riferimento il gap potrebbe essere un po' minore. Certo. Franco, è fuori dai giochi Hamilton in Mercedes, secondo te, già da adesso? Ma io le voci che sento parlando con qualcuno della squadra dentro cominciano a usare il termine bollito. E mi sembra una cosa estremamente strumentale, funzionale a dire prendono il vecchietto in casa. Ma ci devono stare molto attenti, perché Lewis 2 anni fa l'abbiamo visto uguale, la macchina non era in ordine, preferiva fare lui gli esperimenti per vedere se si tirava fuori qualcosa, ma nel momento in cui la macchina dovesse mostrare il suo potenziale, attenzione al bollito. Davide, ho sentito la tua voce, attenzione al bollito. No, esatto, sono completamente d'accordo con Franco.
È così. La macchina è una macchina che sicuramente ha un po' deluso, che non mi dà neanche l'impressione che sia una macchina sbagliata, che è quasi peggio, perché l'anno scorso la McLaren era sbagliata, poi l'hanno fatta giusta e hanno fatto un bel salto avanti. Invece quest'anno la Mercedes mi dà l'impressione, spero di sbagliarmi per loro, che sia una macchina semplicemente mediocre, che vada bene a livello di feeling del pilota un po' dappertutto, ma non vada avanti, che è la cosa più difficile da sistemare, perché non sai realmente dove andare a lavorare, visto che il feeling comunque non è malvagio. A livello invece piloti sono completamente d'accordo con Franco, è la stessa identica situazione di 2 anni fa. A Hamilton di lottare per il 7º, 8º, 9º posto non interessa, e allora lui preferisce sacrificare delle gare per poter arrivare a capire come eventualmente sfruttare tutto il potenziale della macchina. Russell è più un pilota che prende quello che ha, lo guida e poi aspetta che il capo squadra trovi magari la strada giusta, e a volte per cercare la strada giusta ne prendi 3-4 sbagliate di fila. Quindi io Hamilton è sempre Hamilton. Il discorso dell'età in alcuni casi fa un po' sorridere. Oggi le macchine non sono solo un pelo più facili rispetto a quelle di tanti anni fa, ma sono sicuramente, e questo è certo al 100%, sono più leggere da guidare. Quindi l'età è un qualcosa di poco che conta poco in questo momento. Hamilton c'ha una testa che fa paura. Io contro Hamilton non mi ci metterei neanche se avessi una AS. Quindi e allora, Matteo, anche la tua opinione su Mercedes, e poi apriamo già il prossimo argomento, che è quello della McLaren, una McLaren che a Jeddah ha dato l'impressione di essere la terza forza, un buon 4º posto con Oscar Piastri, Norris hanno diversificato la strategia, quindi non ha pagato il fatto di rimanere fuori con la safety car, e Andrea Stella, Team Principal, ha detto che le cose verranno sanate a partire da Miami e da Imola. Potrà essere preoccupante anche per la Ferrari una McLaren in crescita, comunque partita molto bene già quest'anno? Allora, parto dalla Mercedes, sì, e numeri alla mano, il peggiore inizio di campionato dal 2012. In 15 stagioni hanno fatto peggio solo nel 2011 e 2012. Soprattutto hanno raccolto 1/3 dei punti in meno rispetto alle ultime 2 stagioni. Questo è quello che dicono i numeri. Poi, entrando nel tecnico, è una macchina che credo abbia ancora il vecchio difetto di avere una finestra operativa troppo stretta e fa presto ad uscirne. Non è completa, infatti hanno giocato molto sugli asset senza mai trovare una quadra, sono stati quasi costretti ad andare scarichi perché con un asset più carico perdevano troppo il rettilineo, quindi non tutti i pacchetti a livello aerodinamico sono efficienti, ed è lo stesso problema della McLaren, però in maniera opposta. La McLaren predilige le curve veloci, non quelle ad ampio raggio, lì hanno trovato difficoltà, come ad esempio l'ultima di Jeddah hanno trovato difficoltà, e soprattutto non ha tutti i pacchetti che ha a disposizione non sono efficienti. Soprattutto, l'abbiamo visto nel duello Piastri-Hamilton, hanno un'ala mobile che quando si apre guadagnano troppo poco per poter poi fare determinate scelte, quindi hanno tutto da lavorare. Per quanto riguarda poi McLaren, sì, diciamo che un po' tutte le squadre, credo che tra Suzuka e Imola porteranno aggiornamenti più o meno evidenti. McLaren, se guardiamo il finale dell'anno scorso, più o meno è lì, no? È nel gruppo di mischia, non è seconda forza, per ora ancora non lo è. Se invece guardiamo l'anno scorso, il recupero è netto. Quindi io sono curioso di vedere come andranno, perché l'anno scorso hanno fatto un lavoro clamorosamente efficace, straordinario direi. Non so se sia possibile farlo ogni anno, perché comunque quello che hanno fatto l'anno scorso è più unico che raro, almeno credo. Però li vedo fiduciosi, Stella poi sempre pacato, i piloti stessi sono comunque contenti, sono terzi in campionato per quanto possa valere la classifica ora, quindi io li seguirei con attenzione, sì. A livello di soldi comunque un terzo posto è importante, e se lo dice Andrea Stella c'è da crederci che le lacune verranno sanate a partire da Miami e da Imola, e davvero dovrà stare in orecchio Ferrari? Io credo che deve stare in orecchio per quelli, i 3 che ci sono dietro, perché non dimenticherei l'Aston Martin, che dal punto di vista puramente aerodinamico, dopo la Red Bull, mi sembra la macchina decisamente più estrema. Se riescono a farla funzionare, possono diventare un problema anche loro. E la Mercedes non può essere, come giustamente ha detto Matteo, quella che stiamo vedendo oggi. Quindi
Quando io all'inizio dicevo a Maranello si devono lasciare le scarpe e avere coraggio, non aspettare che tutto sia in ordine per mostrare il potenziale, lo dicevo un po' pensando in quella direzione, non solo nell'andare a prendere Perez per cominciare, ma certo. Occhio perché poi dietro arriveranno sicuramente. Certo, e ti volevo chiedere questo, in una Formula 1 che ha cercato di vivacizzare tutto il campionato, cercando di portare anche in alto i team che non vincevano mai, mai come quest'anno si vede il campionato spezzato a metà. Allora, Che succede? C'è un aspetto curioso. L'Alpine un po', l'Alpine è in profonda crisi. Ma io verrebbe da dire l'Alpine in prevendita, perché è una situazione dove vanno via e non li sostituisci, quindi vuoi asciugare magari l'organico per renderti appetibile come situazione di qualcuno che magari Andretti vuole certo, farsi la sua squadra certo, e non prende quelli che perdevano col marchio Alpine. Ma al di là di questa battuta c'è un aspetto contraddittorio. Se tu guardi la qualifica, hai 20 macchine in un secondo e due decimi, poco più. Diciamo che è un differenziale che nella storia si è visto poco. Poi guardi la gara e vedi metà griglia che prende un giro e abbiamo metà dei costruttori che non prendono un punto. Allora, fra il quinto posto, che è l'Alpine, no, che è la... La Mercedes adesso? Non è quinta la Mercedes. Aston Martin. Riguardiamo la classifica, se la regia riesce subito a troviamo che c'è un buco che è diventato ecco, l'Aston Martin. L'Aston Martin, sì. E l'As che ha un punticino. Ecco, ha il punticino e sembra che sia... Ma perché Stroll è andato a muro? Sì, se no forse... La valutazione va oltre. Per me l'As non è una macchina così... negativa come poteva essere l'anno scorso, quindi possono trovarsi quando qualcuno ha un problema nella condizione di andarci a punti. Però pensare che ci siano quattro squadre che possano rimanere a zero e il rischio che possano rimanere a zero per tanto tempo testimonia che c'è un campionato del mondo diviso in due, la Serie A e la Serie B. E questo non è un bel segnale per la Formula 1. No, non è un bel segnale. Claudio, vuoi aggiungere qualcosa? Vabbè, se ci sono 5 team, i posti sono 10 per i punti, quindi o capita che l'episodio come esatto, Stroll che va a muro e quindi si apre difficilmente, penso che gli altri team saranno in grado di fare sviluppi che vadano a insidiare i primi 5, poi il campionato è lunghissimo, quindi ci sono altre 22 gare, ci capiteranno gli episodi sfortunati, la pioggia, eccetera, quindi qualche episodio sì. In generale... Mi fa un po' tristezza vedere la Mercedes perché io ho ancora un po' i ricordi, non di secoli fa, di qualche anno fa, della Mercedes con Hamilton che dominava, adesso sembra una macchina un po' senza anima, un po'. E poi c'è il tema su Hamilton che non si mette assolutamente in discussione dal punto di vista sportivo, però mi chiedo, questo annuncio inizio stagione del divorzio dell'anno dopo, secondo me ha scioccato il team, secondo me, non so, gli stimoli sia del team verso Hamilton, sia di Hamilton stesso, che sa che ha una macchina che tutto sommato non va fortissimo, quindi questo è un po' il tema, sicuramente punteranno su Russell perché è il pilota del futuro. La McLaren sta confermando il finale di stagione, però ci sono un po' due punti di differenza tra McLaren e Mercedes. In questo momento la McLaren sembra averne un po' di più, però la Mercedes secondo me c'ha un Toto Wolff molto bravo, c'è un team molto... non può rimanere lì, non può non migliorare. La Ferrari deve stare all'occhio perché adesso è nettamente seconda, non si deve sedere, anzi deve puntare più possibile a ridurre il gap con la Red Bull, che comunque questo la terrebbe lontana dagli altri. La speranza, secondo me, è che si possa arrivare, ovviamente, se arrivi secondo nei costruttori, e che Leclerc qualche gara possa vincere, magari insidiando il secondo posto di Perez. Perché, secondo me, Perez nel tempo poi di solito cala, speriamo. Ah, speriamo. Però, Nick, c'è un'anomalia. Sì. Nelle squadre di coda io avrei scommesso qualcosa sulla Racing Bull. Macchina Si erano anche annunciati, no? Tanto. Loro stessi. Non vorrei che... Mentre Max Verstappen non è condizionabile, mentre Christian Horner è un trattore nel portare avanti la sua strategia, l'effetto negativo di quello che sta succedendo nel sistema mi sa che si sta reverberando su Faenza, perché la macchina sulla carta dovrebbe andare molto di più, per ora non si è vista, è stata disastrosa e mi riservo la possibilità di vedere che andando avanti nella stagione, quella potrebbe essere la squadra che fa un salto di qualità.
Allora, ti chiedo una cosa, poi andiamo all'Australia e andare a vedere il tracciato, le gomme, eccetera, eccetera. E quello che aveva detto che avrebbe fatto Felipe Massa in relazione a Singapore 2008, e ho letto su motorsport.com che è diventato realtà, ha fatto causa alla federazione internazionale, alla FOM, nella persona di Stefano Domenicali e Bernie Eccleston, richiedendo un risarcimento che va dai 60 ai 150 milioni di sterline. Come mai? Fantozzi alle crociate, mi verrebbe da dire, perché lui parlava della voglia di prendere, conquistare un titolo, esatto. E non era una questione di soldi. Io di Filippo ho una grande stima, mi piacerebbe capire chi è il burattinaio che lo sta muovendo proprio come un pupazzaro, perché è un'operazione che non ha alcun senso. Nel momento in cui si annulla il Gran Premio, allora Hamilton dice ma io le gare successive le avrei affrontate in un modo diverso, fa reclamo e da campione del mondo si vede di nuovo riconoscere qualche cosa. Se è solo per andare a soldi, no Felipe, non ne hai proprio bisogno. No. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa sulla vicenda? No, io vorrei, se sì. Posso, aggiungere una cosina, 30 secondi, sul discorso del campionato spezzato in due. Sì, vai Davide. Oltre a essere spezzato in due, è spezzato in due perché le prime cinque sono dei costruttori ufficiali e a parte l'Alpine, che è un costruttore ufficiale un po' in decadenza, le altre sono scuderie private, ok? Sì. La Formula 1 ha l'obiettivo di diventare tutta ufficiale. La mia domanda però è, come sta facendo Alpine, che si è accorta di non poter vincere e quindi si sta sgretolando? È così sano avere 10 squadre ufficiali che dopo uno, due, tre anni che correranno e prenderanno gli schiaffi, molleranno, come sta facendo Audi in preparazione, come potrebbe essere Chrysler se comprasse una delle squadre che sarà in vendita. Secondo me è un giochino molto pericoloso, perché rischia che le 20 macchine di oggi, che sono molto poche, tra 3-4 anni potrebbero essere 10. Ok, quindi bisogna secondo me essere un pochino, la Formula 1 deve essere furba nel dare qualcosa anche ai piccoli, non perché bisogna fare l'elemosina, ma perché bisogna mantenere la griglia, certo. Esatto, certo, piena. Certo. Veronique, posso aggiungere sì, soltanto un, perché Davide ha sollevato secondo me un argomento importantissimo, soprattutto se guardiamo alle motivazioni per cui Andretti è stata esclusa dalla Formula 1, dove sostanzialmente si è detto che non sarebbero stati in grado di lottare per il podio. Bene, in questo momento dovresti squalificare sì. mezza griglia mezza di Formula griglia. 1 per gli stessi motivi. Quindi è evidente che quello che dice Davide è assolutamente corretto ed è altrettanto evidente che i motivi che hanno portato la Formula 1 a escludere Andretti sono, passatemi il termine, ridicoli. Matteo, sì, giustamente. Matteo. Sì, io sì. Sono d'accordo, mi sarebbe piaciuto vedere Andretti in Formula 1. Detto questo, tornando al tema dello stacco netto, no? Io credo che, è Alpine che l'anno scorso ha corso praticamente la terra di nessuno, anche in termini di punti, era l'unico collante al sesto posto sì. Tra i primi cinque e gli altri. Scomparsa lei, c'è proprio uno stacco tra Formula 1 e Formula 1 e mezzo, diciamo. Un dato importante che, come diceva prima Franco, ma vediamo, siamo tutti d'accordo, la difficoltà di andare a punti per gli ultimi 5 è che anche l'affidabilità è diventata talmente elevata che davanti, come dietro, chiaramente non si rompe più. È stato il primo Gran Premio, in 75 edizioni di Formula 1, per la prima volta in assoluto al primo Gran Premio nessuno si è ritirato per guasto tecnico. E nelle prime due gare del campionato, dove storicamente si vedono più problemi di gioventù, c'è stato un solo ritiro tecnico per guasto tecnico su 40 vetture. Anche quello è un problema per chi insegue, perché non ti si apre mai la possibilità e il punto preso da Haas su gentile concessione di Stroll, che se non sbagliava sarebbe andato sicuramente a punti, è un punto molto molto importante in questa fase. Certo. Credo, e qui concludo l'intervento, che le ultime 5 quest'anno potrebbero avere una classifica dettata più dalla bravura nel cogliere l'occasione piuttosto che da un reale valore delle forze in campo. Perché se davanti nessuno si ferma, nessuno rompe, nessuno fa incidente,
per loro è veramente dura andare a punti in questo momento. Certo, e allora siamo arrivati alla fine, l'ultimo minuto lo utilizziamo per introdurre la gara dell'Australia, 2 settimane, quindi una settimana di stop per la Formula 1, si va a Melbourne, all'Albert Park, è stata cambiata un po' la pista, è stata tolta la chicane 9 e 10 per rendere ancora più veloce ed emozionante il tracciato, la Pirelli porterà delle mescole differenti dalla passata stagione, quelle più morbide, quindi sarà la nostra dura, la C3, la media, la C4, eccola qui, e la soft, la C5, per dare la possibilità di avere più opzioni in termini di strategia. Ci dovremo svegliare prestissimo perché le qualifiche saranno alle 6 della mattina e la gara alle 5. Partiamo con il consueto pronostico. Davide, parti tu. Faccio una gran fatica a fare un pronostico che ha un senso. Verstappen, allora, dimmi, due caratteristiche del tracciato e il pronostico. Allora, le caratteristiche è una via di mezzo tra i primi due circuiti che abbiamo visto, quindi molto veloce in alcuni punti, un paio di curve angolate, la grande è una pista praticamente permanente e ha in tutto e per tutto, però la grande differenza rispetto a una vera pista permanente è il grip, che solitamente in Australia il grip è sempre bassissimo e va a crescere tantissimo durante i giorni di prove e di gara, quindi poco grip in generale e tanta velocità. Pronostico, vai. Dire Verstappen. Poi, secondo e terzo? Perez-Leclerc. Dai, Matteo. Io condivido il podio virtuale di Davide, perché in questo momento, viene a dire così, difficilmente ci saranno aggiornamenti. Di Perez, che l'abbiamo detto prima, faccio una piccola parentesi, quest'anno non ho visto dichiarazioni, non ho letto dichiarazioni strombazzanti, soprattutto Marco ha confermato che sta lavorando sugli assetti base di Verstappen. Come se, come diceva prima mi pare Davide, si sia un po' rassegnato all'idea di fare il numero 2, però questo può portare più vantaggi che svantaggi. Assolutamente. Corre calmo. E attenzione che l'anno scorso Melbourne vide il primo vero errore di Perez. Fabrizio. La mia più che altro una speranza, diciamo Verstappen per rimanere realistici, però magari un podio con un doppio podio di Ferrari con Leclerc Sainz è auspicabile. Bene, grande Fabrizio. Claudio. Sì, infatti anch'io condivido, il primo posto non lo commentiamo neanche, direi Leclerc secondo, Sainz terzo, sperando nell'errore, nel problema di Perez, che comunque ogni tanto qualche defaillance. Certo, Sainz ovviamente speriamo si sia ripreso totalmente per poter essere in Australia per la terza gara della stagione. Il tuo pronostico, Franco? Secondo Leclerc. E allora, fantastico, il primo e il terzo, sceglietelo voi da casa. E allora siamo arrivati davvero alla fine, ringrazio Matteo Novembrini, Davide Amaduzzi, Fabrizio Monaco, il nostro responsabile editoriale Claudio Bighinati, il nostro direttore Franco Nunes, voi da casa per averci seguito, ci vediamo tra 2 settimane.